Roma, 20 maggio 2023, manifestazione per la vita. Non è una rievocazione storica della marcia su Roma in versione omeopatica? Non è una versione del multiverso in cui il Duce si è reincarnato in una versione malvagia di Enzo Miccio con una torbida passione per i farfallini? È una manifestazione in cui oltre 100 associazioni tra Provita, Family Day ed ultracattolici si danno appuntamento per sfilare ufficialmente contro l'aborto. Più vabbè, è un'occasione come un'altra per ricordare al mondo quanto gli facciano schifo quelle robe lì, come si dice, i frog. Ma cos'è veramente la manifestazione per la vita? Andiamo a scoprirlo leggendo i commenti dei diretti interessati, dei partecipanti. La famiglia e il collante di una società civile... Forse sono stato un po' troppo ottimista. Vabbè, andiamo con ordine. Il concetto di base sarebbe testimoniare l'importanza della vita. Certo, qualcuna volta ne resta un pelino confuso. Perché la persona cambia colore e sesso durante la sua vita? Signora mia, sarà il gender. Comunque, ai più lo slogan potrebbe sembrare superfluo, banale. Serve davvero una manifestazione per dire che la vita è importante? Dobbiamo manifestare sul fatto che la morte sia brutta? Immagino quante persone che non amano la vita contrasteranno questa manifestazione. Prego affinché il Signore protegga la manifestazione e la faccia svolgere in pace senza tafferugli. Ora spero che non mi segnalino anche questo post, visto che gli hater della vita mi segnalano ogni mio post alla vostra pagina. Giusto, dimenticavo che ci sono gli hater della vita. Sono tanti, tipo c'è Sauron, poi c'è Darth Vader, chi c'è? C'è Thanos. Sono tanti e sono in grado di fare cose terribili. Ad esempio, gli hacker hater della vita pare abbiano attaccato uno dei siti principali dei movimenti per la vita, mettendo a dura prova gli accessi e costringendo gli utenti a fleggare una casellina per accedere al sito. Prova che sono convinto risulterà abbastanza ardua per l'utente medio di queste piattaforme, ma per fortuna qualcuno ha la soluzione. Far benedire il sito internet. Genio. Ho l'impressione che l'appoggio dei media e delle celebrità alle politiche abortiste sia un mezzo voluto e programmato per consentire la diminuzione o il controllo demografico da parte delle elite che vogliono il grande reset. Ah, giusto, i media, le celebrità, quando non sai chi accusare, i potenti sono sempre un'ottima scelta. Comunque, lui continua. Sarà un'idea complottista? Ma non credo di sbagliare. Ma guarda, calcolando che l'anno scorso abbiamo superato gli 8 miliardi, fossi in te comincerei a considerare la remota possibilità che tu ti stia sbagliando. Comunque mi pare di aver capito che la manifestazione non sia veramente sulla vita, al massimo sia sulle nascite, per la difesa dei feti, contro l'aborto. Diritto di scegliere? È una bugia, i bambini non scelgono di morire. Sì, beh, se voglio ammetterla in questi termini, non credo scelgano neanche di nascere. Hai mai provato a intervistare un feto? Non credo che sia comodissimo microfonarlo. Ma come? Abbiamo fatto delle leggi per proteggere la vita di animali? Cani, gatti, tartarughe, caretta, e poi non sappiamo applicare correttamente le leggi per la difesa del nascituro? È un assurdo. Sì, beh, considerando che l'uomo è riuscito a selezionare degli aborti tipo questo e che la caretta è vulnerabile all'estinzione, non andrei proprio a sbandierare ai 420 la nostra efficienza sul controllo delle nascite nel mondo animale, ecco. Comunque, ho capito. Vi sta sulle balle l'aborto. Qualche idea per evitarlo? Ma io mi domando, ma con tutti i prodotti che ci sono, ma ancora esistono donne che vanno alla cieca? Allo Stato consigliere l'obbligo dei contraccettivi gratis dai 18 anni in su, così non ci saranno più aborti. Ottima idea, perché sotto i 18 anni non si trova... I nostri ragazzi, scusate, i nostri bambini sono delle povere creature innocenti a cui inculcano a forza a scuola delle idee, quella brutta ideologia dello scarto che gli dice che possono sollazzarsi senza generare prole. E a proposito, è bene ricordarlo ogni tanto che la vita è un dono di Dio, grazie al Santo Padre per lo sforzo che fa in un'epoca così nichilista e difficile, bisogna resistere. Ed io sono d'accordo, la vita è un dono di Dio, è per questo che lo si nomina così spesso con forza e trasporto durante il concepimento. Ci sono sempre ottime ragioni per schierarsi dalla parte della vita umana. Per questo sarò a Roma sabato 20 maggio per testimoniare come ogni anno il mio impegno pubblico a difesa di chi non ha voce. Oh, finalmente c'è qualche eroe senza macchia disposto a dar voce a chi non ce l'ha, a questa ideologia combattuta dai potenti. Se solo ci fosse una piccola organizzazione indipendente fondata millenni fa con qualche milionata di accolito in giro per il mondo e qualche spicciolo da qualche parte... No, non mi viene in mente nessuno.
Ah, piccola parentesi. Si lagnano sempre che sono deboli, indifesi, soli, chiedono sempre soldi, però intanto riescono a mettere insieme 22 pullman da tutta Italia per far arrivare la gente a Roma. Poveri piccoli martiri indifesi. Ottima iniziativa e complimenti per il coraggio. Oramai i diritti sbandierati sono solo quelli dei ricchi invertiti che vogliono comprarsi un animale domestico da qualche povera donna maternità surrogata. I nascituri non hanno ricchi conti correnti, quindi chi se ne frega. È vero, il mondo ormai è un mercato di feti a cielo aperto. Io stesso posso confermarlo, ho comprato un materasso tempo fa e quell'infame di Mastrota mi ha voluto inflare in omaggio anche due feti senegalesi. Sarà che l'ho preso al Black Friday? Brutta questa, eh? Senza più la famiglia tradizionale finirà tutto, l'elite mondiale è questo che vuole? Ferma, qua si parla di aborto, cosa c'entra la famiglia tradizionale? Droga libera, utero in affitto, invasione dell'Italia, libertà per i terroristi, cambio di sesso! Raga, calma, ordine, qua si parla di aborto, di nascite, cosa c'entra sta roba, eh? Non mandiamola in vacca come al solito. Per un attimo ho avuto paura che ci riuscissero a infilare pure i vaccini. Purtroppo l'esistenza umana si sta rivelando un terreno di affari economici per i laboratori delle case farmaceutiche. Concepimento in laboratorio, medicinali e vaccini vari con cavie umane, in finale anche i farmaci per morire. Mi arrendo. Il fascismo è al lavoro, così intanto dietro l'angolo i padroni milionari miliardari con il loro parlamento e il loro governo dietro l'angolo stanno preparando la più grande catastrofica guerra di tutti i tempi, la terza guerra mondiale, dove come sempre a morire saranno sempre e solo i più poveri. Raga, basta, concentrazione, manifestazione per la vita, nascite. Parliamo di quello. Chi parla di aborto come diritto fa prevalere l'egoismo sulla maternità, il più forte sul più debole, la morte sulla vita, l'animalità sull'umanità. E certo, l'animalità, perché ci sono un sacco di animali che abortiscono artificialmente in natura, perché l'uomo è un essere perfetto, non può fare queste cose brutte, è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Mi associo a questa stupenda manifestazione che riporta la famiglia al centro dell'universo. Così è stata creata e così deve rimanere per l'eternità. Raga, ma davvero 2023 siamo ancora a sta visione creazionistica con l'uomo al centro dell'universo? Scherzi a parte, quello che emerge, il problema da questi commenti, è che c'è un'arroganza di fondo in cui si crede che il proprio stile di vita sia quello migliore, quello prescelto da Dio. Bravi, evitiamo di annullare la tradizione cristiano-europea che si è rivelata nel tempo la più valida. Ma in base a cosa? Ma c'è una classifica, in base a cosa? La crescita demografica, l'economia, le vittorie militari? Cioè, perché mi sembra che in Italia siamo in decadenza da diversi decenni e non mi pare in ogni caso che primeggiamo in nessuna di queste classifiche. Eppure c'è sempre questa esigenza di essere primi, di pensare di essere i migliori, che tutti ci invidiano e che tutti vorrebbero essere come noi. Esiste una bandiera per manifestare l'orgoglio degli eterosessuali, di un uomo che ama una donna e insieme decidono di avere dei figli? Siamo stanchi di vedere solo sporche bandiere arcobaleno. E sì, in realtà esiste, solo che non la usa nessuno perché è abbastanza stupido come concetto. Però se vuoi puoi usare questa, se vuoi semplicemente dimostrare il tuo orgoglio di essere eterosessuale, o questa, se vuoi supportare la comunità LGBT. Però leggendo i tuoi commenti suppongo tu preferisca qualcosa del genere. Ma torniamo a monte. Manifestazione per la vita, ma esattamente. Per la vita di chi? Di tutti, bambini, anziani, adulti, disabili, immigrati? Non sei obbligato ad essere d'accordo, ognuno fa le sue scelte e le scelte si accettano anche quando non le condividi. È cresciato. È come quando tu scrivi a ChatGPT ma lui ti risponde con una super cazzola a caso perché se ti desse una risposta logica andrebbe contro i vincoli che gli sono stati imposti dai programmatori. È un po' così, no? Cioè, si capisce che ci sono delle contraddizioni, ma questi... A ripetere a pappagallo. Religione cattolica uguale verità e la verità rende liberi. Libertà, libertà. Finalmente mi sono sempre chiesta dove sono questi della famiglia, dove sono sfilate, urlate, viva la famiglia, urlate, viva la famiglia, urlate, viva la famiglia, quella vera, quella del padre, della madre, papà e mamma. Urlate, noi saremo qui, pregheremo per voi, portate avanti i valori della famiglia. Sembra un testo di Povia sotto metanfetamina. Difendiamo la vita. Grazie per la vostra perseveranza, informare e di trasmettere amore. Sì, amore. Non proprio tutto, ecco. Tipo questo no. Né questo... Questo proprio no, eh. Diciamo viva la vita, non tutta, ma quasi. Viva la vita normale, M. Sì, abbasso la vita XL, abbasso le bretelle. Famiglia regolare, papà uomo, mamma donna, figli rispetto, tassativamente, viva la vita.
Sì, rispetto bello in maiuscolo finché sei etero, bianco, cattolico, altrimenti mi fai schifo, anche perché si amassero quanto vogliono, nessuno può vietarlo, ma lascino stare i bambini! Che c'entri col diritto alla vita non lo so, ma nel dubbio meglio ribadirlo, anzi, sai che c'è? I figli delle coppie omosessuali non esistono! Bam! Scopa! Il figlio appartiene alla madre disperata che l'ha venduto, non agli omosessuali che l'hanno comprato. Sì, bravo, i figli vanno fatti e fatti nascere contro ogni avversità, in ogni situazione, poi al massimo li facciamo crepare in povertà, malattie, sotto la guerra, l'importante è che non li abortiamo e non li diamo alle coppie gay, sennò chissà cosa può succedere, eh? I bimbi sono di chi li fa, anzi, sai che ti dico, mo ti prego, i bimbi non sono neanche di chi li fa. La vita di ogni persona, come tutto il resto, appartiene solo a Dio, sceso in terra nella persona di suo figlio, Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, per amore verso di noi e senza imposizione alcuna. Ha! Beccati questo, i figli non sono neanche della madre, sono di Dio, così non può neanche abortire. Fregata, scacco matto! Aspetta, in che senso Dio non esiste? Ma se Dio non esiste, allora neanche io... Ah, sono tornato, spero che questa puntata vi sia piaciuta, nel qual caso invito ad iscrivervi al canale, lasciare un piace, condividere il video, lasciare un commento, guardare gli altri video che ho sul canale, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata, ciao!